Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Beast of Maravilla Island. È una preview, come tutte le preview io non ho mai giocato il gioco, però posso dirvi che c'è l'italiano, infatti siamo in lingua italiana. Andiamo a vedere di sistemare un po' la musica. Perfetto, è lingua, ce ne sono tante, eh? Iniziamo. Andiamo a provare il gioco. Inizia. When I was young, my grandpa used to fill my head with crazy stories about a magical island. As I grew older, I knew better than to believe in old fairy tales. So, why am I doing this? Going to a fictional place I only remember in my dreams. My dearest Marina, do not mourn me when I am gone. I have lived a life in service of the beautiful creatures of this earth. A lifelong passion I hope I've passed on to you. People think Maravilla Island is a myth, and every day it is losing itself. Yet nobody can act. How can we save what we do not know? Notice the stories living around you. Everything is interesting. Look closer. So, I leave you my camera and my journal. Photograph Maravilla's majesty and bring back something beautiful to share with the world. Ok, dovrò cavarmela da sola fino a domani mattina almeno. Cavoli, spero che questa sia l'isola giusta, altrimenti sarà veramente una brevissima avventura. Ci hanno abbandonato qua. Ah, ma è una... è magica. Ok. Ci muoviamo. USD, camera col mouse, una camera abbastanza fluida. Poi ci abbiamo un fischia. Poi abbiamo un diario R. Nuovo. Zoom. Cos'è quella roba lì? Scarafaggio rotondo del rubino fotografato. Ci possiamo fare i selfie. Ok, per uscire da questa modalità... ok, ottimo. Abbiamo fotografato questa creatura. Perfetto. Ah, ok, qui c'è il diario dove dobbiamo collezionare tutto. Ok, A e B per spostarci. Esca per riporre il fotografato. L'album fotografico. Ok, lo possiamo riaprire. È così, eccola. Schermo pieno. Ci fa vedere l'oggetto. Ok, quindi se apriamo F ce lo fa riaprire. È pieno di chiaro, chissà quanto ne riuscirò a fotografare. Quindi incominciamo a vedere. Ah, praticamente è un open world alla ricerca. Però non posso saltare? No. È un open world alla ricerca di roba. Con la E. Ok, quindi iniziamo. Nuovo. Abbiamo trovato un nuovo coso. Ma qui c'è l'inferno, oh, però. Wow. Animali che si vedono in giro a Los Angeles. Ok. Aveva ragione mio nonno. Dicendo. Qua è da fotografare tutto, praticamente. Fatto. Modalità selfie. Ok. Nuovo. Una pianta. Ok. Poi. Questo.
Lo zoom è un po' lento. Quello sì. Poi, ma qua c'è praticamente tutto. No, questo l'ho fotografato. Vedi. Non so che cos'è, ma credo che sia un fungo. Sì, infatti. Ok. Quindi dobbiamo andare in giro così, no? 19. Cos'è il 19? Lo scarafaggio. No, questo è nuovo, vedi? Ok, vai. Questo è nuovo anche questo, via. E il tasto destro mi frega un attimo. Attenzione. Ringuello. Ah, questo già l'abbiamo fotografato forse. Devi leggere cosa deve dire il nonno sul diario. R. Ah, qui ti dice tutto. Tutto ciò che c'è negli animali trovate qua. E l'obiettivo è questo. No, se n'è andato l'obiettivo. Tutti gli insetti gemma, tutte le farfalle, tutti gli uccelli, tutte le piante. Ah, questo sono io con la col nonno. Ok. Papà Vasco. Ma c'è papà. Vabbè. Wow. Ok. Ok. Proseguiamo. E questo è nuovo pure questo. Via. Questo. Giglio lampa. Che cacchio. Ah. È cresciuto. Tipo l'albero di fagioli. Ma si arrampica. Fico. Quindi praticamente andiamo in giro e facciamo un po' di parkour. Lasciamo. Ok. La cima ramo sembra così familiari. Ok. Sono delle scimmie con la gamba intrecciata. Vuole che leggiamo il diario. Eccolo qua. Quindi sono le scimmie con la gamba intrecciata. Ok. Sì, scattiamo una foto. Non scappano, vero? No, volevo scattarla più da vicino. Questo scimmie con le cose. Tipo un oggetto missione questo. Perché era un po' diverso. Ok. Anzi, sai che ti dico? Album fotografico. Quelle fighe le mettiamo qua. Tipo quelle cose particolari ad obiettivo. Poi lui le andrà a mettere nel suo album fotografico personale. Ok. E infatti ci sono. Non è venuta male come fatto. Faccio un po' schifo con la macchina fotografica. Io non sono bravo. Questo. Questo. E questo. Poi altro. No. Ok. Aspetta, però anche a terra dovrei controllare. No. Quello. Si è aperto. Che si è aperto? C'è un coso nuovo lì. Che non so cos'è. Ma lo puoi fare. Farfalla a becco di tucano. Sì, mi sa che era dietro. Vabbè. All'inizio ce n'è. Eccolo là, il farfalla a becco di tucano. Poi dopo un po' c'è sempre di me. Ok. Si è aperto per farmi passare. Ok. Ma noi possiamo andare di qua invece del sentiero? No, dobbiamo battere per forza il sentiero, ok. Va bene, va bene. Quindi è un viaggio in questa giungla. Che cos'è quello? Ok. Vuole che fischiamo per farlo uscire. Perfetto. Eccolo qua. Non è bello, è un po' bruttino il cacapò cicciopò. Ok. Quindi alcuni
animali. Visto una cosa strana. Alcuni animaletti dobbiamo farli uscire dalla tana. Va bene col fischio, va bene. Non è... Questo è un gruppo di farfalle tucano. Che è più bella questa foto di quell'altro, no? Va bene. Premi shift per accovacciarti. Ok, e passiamo sotto. Heliconia, Boemalia. Qua c'è l'inferno adesso. Qua ci si diventa pazzi, signori. Orchidea. Quello è nuovo, però. Tucano, becco, farfalla. Madonna mia. Questo. Farfalla chiaro. E quello? Scimmia col baleno. E... tanta roba, tanta roba. Non so, non sono un grande fotografo. E quindi non so se sto facendo bene o male. Lui è scappato però. Non ho mai capito la tecnica della fotografia. Di solito faccio le classiche foto normali come tutti al centro e pum, basta. Invece so che ci sono varie tecniche per fare le fotografie. E... sì, è un bel mondo da scoprire. Però credo che ci voglia un po' di studio sulla tecnica della fotografia. Io invece mi diletto a sparare fotografie così, a casaccio. Questo? Questo non mi interessa. Questo? Ah, nuovo. No, no, fermo, fate il nuovo. L'ho beccata questa, eh. Farfalla. C'è qualcosa che salta. Vedi? Eccole qua. Grillo canterino. Non... vedi, vedi che rispondono. Ottimo, questo? No? E dobbiamo andare di qua. Quello ce l'ho, quello ce l'ho. Aspetta, aspetta. Qua nell'acqua non ci sono pesci? No. No pesci. E mo... e dove devo andare io? Mi sono perso, signori. Un corridoio, mi sono perso. Cioè, dovrò sicuramente seguire la scimmia. Però il problema è che io non ho visto dove è andata. Qua non si passa. Muro chiuso. Di qua nemmeno. Qua è bloccato. Ma che devo fare la foto a questo? No. Ho capito che fu. In teoria dovrebbe essere di qua, eh. Questi funghi qua? No. Però qua ci blocchiamo con l'acqua. Cos'è? A meno che c'è... ah, forse è questo. Devi fare il flash. No. No. Mi ricordavo che c'era il coso col flash. Però... non lo so, mi sono perso. Beh, di qua è chiusa la strada. E di qua è da dove siamo venuti, no? Siamo venuti da qua? Eh sì, c'è il coso in basso. Quindi, aspetta che lì c'è della luce. Allora. Ah, eccolo qua, questo qua è. No. Non è questo. Non è questo. Però ci dice di qua, quindi per forza di qua la strada. Poi che non...
che da qua non si passi, io non lo so proprio perché. E boh, signori. Sembrerebbe qua. C'è il coso campanello qui. No. Se il tucano becco banana. 20 hours later. Giuro, non riesco a capire. Io pensavo fosse sta pianta che crescesse e mi portasse su, invece no. E diario. Scimmialate volanti. Giungla canterina. Ok. Capiremo come. Io non... Ah, eccolo lì, eccolo lì. Quello lì è. Questo, questo. Eccolo, eccolo. Ho trovato, ho trovato. Ottimo. Non è la pianta, ma è la luce. Ok. Lascia. No, lascia, lascia. Di nuovo. No. Farfalla smeraldo l'ho già fatta. Nuovo, nuovo. Peccato. C'è un nuovo fungo attorciglione. Ah, ma si sa. No, no, aspetta, aspetta, scenditi. No, mi fa salire. Ah, per forza, ok, va bene. C'è un nido lì, C'è un nido. Quello, quello. No, non te lo fa fare. Tanti nidi. Dove è andata quella scimmia volante? Deve essere qui da qualche parte, però va la beccamo. Bello questo posto. Esatto. Eccole qua. Ma volano tutte. Addio. Un fischio solo ho fatto, adesso mi fanno cadere. No, eh. Madonna, ma quanti sono? Ah, abbastanza sono. Quella, quella. No. Ok. Bello però. E questi? Hai visto? Mi stava scappando l'insetto scoppiettante. Poi. Forse dovevo... eccola lì. Beccata. La tangara babababa. Questo? No. Questo, questo, questo. No. Sto pazzo. Ma è diventato un labirinto! È bellissimo! No, qua è chiusa. Però aspetta, No. Scusate il giramento di camera e magari pure il mal di testa. Mi sa che il miglior modo è camminare così. Che?
Devo ascoltare la loro canzone? Così? No. Sì, è uscita. Ciao. Beccata. Quindi è... Hai visto? Ce l'ho fatta. È uscita un'altra. Vedi? Ormai sono diventato un mago nel loro fischio. E questa? Ok. Abbiamo capito. Questi continuano a fischiare e poi diventiamo pazzi, eh? Ok, torniamo per la strada. C'era un altro posto dove dovevamo andare. Che era di qua. Ma qua non si può più andare. No, allora era dall'altra parte. Mi ricordo che c'era un'altra via, forse quella a destra. Vediamo, eh. Sì, questa qua. Intanto un colpo di fischio glielo do, non si sa mai. Ed... E mo. Andiamo di qua. Guarda, guarda, sono arrivate tutte qua. Guarda. Basta fischiare e arrivano. Eccole qua. Ok, là c'è un'altra scimmia sulla destra. Adesso accendiamo, vediamo se non scappa. Ah, è già scappato. No, quella ce l'abbiamo già. Qua cosa c'è? Altre scimmie. Eccole. Ma ce ne sono una miriade. C'è qualcuna che fa... Wow, la giungla è così piena di vita. E infatti. Ce n'è tantissime. Ho fatto anche un achievement di Steam, eh. Non so. Non l'ho visto. Ma credo era tipo: hai sbloccato tutto. C'è un grande, hai preso tutte le scimmie. E là già l'ho fatto. Ah, di qua si saliva. Qua si torna indietro. Di qua ci siamo andati? Un raggio di luce. Ma forse siamo venuti da qua. Sì, mi sa che forse siamo venuti da qua. Beh, diciamo che... è un mondo da scoprire. Spero che vi sia piaciuto. Spero che abbiate capito molto di più di come si gioca su questo gioco. E naturalmente, come potete vedere, ci sono anche le emoticons. Per supportare il canale potete lasciare un commento o un like. E se vi va, iscrivetevi. E ricordate che siete amici. Alla prossima. Bye bye.